oggi apro, sono io ad aprire l'evento di un libro, questo secondo incontro di questo anno, di questi eventi, e sono molto contenta e anticipo appunto che i nostri tre colleghi, Ornella Zerlenga, Francesca Fatte e Enrico Citacalò, per diverse ragioni oggi non sono potuti, non credo si collegheranno. Vediamo se riescono ogni tanto però erano occupati in altro, in altri impegni. Allora, il moderatore della giornata di oggi sarà Massimiliano Ciammichella e sono molto contenta di aprire questo pomeriggio, perché anche in questa seconda occasione, e come del resto le due annate precedenti, dimostrano che le nostre produzioni editoriali sono variegate, ma tutte molto approfondite. Oggi sono contentissima perché abbiamo intanto anche degli ospiti stranieri, quindi non è soltanto il settore ICAR 17 a livello nazionale, ma abbiamo dei colleghi da fuori. E quindi questo arricchisce assolutamente questa iniziativa e che ci fa toccare così diversi orizzonti, sia a livello territoriale, ma anche orizzonti culturali, e ci fa toccare di nuovo altri punti di vista, molteplici punti di vista che si possono avere rispetto alla disciplina del disegno. Quindi io credo che questo sia per l'iniziativa un libro o un disegno una cosa importantissima, e credo che tutto che chi ci segue, continua a seguirci, ne apprezzerà appunto i diversi risvolti. Tre libri sono oggi, sono due curatele e una monografia, e sono diverse per tematiche e per modalità anche di presentazione e di narrazione grafica. La prima è un'opera che è puntuale su Santa Maria della Pace in Roma, con gli autori Simona Benedetti, Laura Carlevares, Maria Grazia Ercolino, e vede Discussant Kim Williams, che ringrazio appunto per aver accettato il nostro invito. E mentre il secondo testo è di Pedro Antonio Janeiro e José Ferreira Crespo, con Discussant Cecilia Bolognesi. Ed è un testo che ci riporta a quell'aspetto più teorico della nostra disciplina, con degli approfondimenti puntuali una delle declinazioni importanti, che è quello del disegno tradizionale. Poi il terzo libro invece è il libro a cura di Andrea Giordano, Michele Russo e Roberta Spallone, Representation Challenges and New Frontiers of R&I Research for Cultural Heritage and Imaging Design, Innovative Design, scusate, ed è un'attestazione di quelle che sono le strade innovative della nostra disciplina. E è naturalmente un volume che, con molteplici saggi diversi, ma che appunto ci restituisce quello che è lo stato dell'arte sugli interessi legati allo sviluppo tecnologico. Quindi io adesso lascerei la parola a Massimiliano come moderatore, per poi riprenderla alle conclusioni. Ringrazio, scusate, non ho detto il discussant del terzo libro, è Marinella Arena, che ringrazio assolutamente di nuovo, e lascio la parola a Massimiliano. Buonasera a tutte e a tutti, grazie per essere qui. Iniziamo subito con questo, devo dire, eccellente, almeno io lo reputo tale, libro di a cura di Simona Benedetti, Laura Carlevaris e Maria Grazia Ercolino, edito da Artemide, Roma.
documenta gli esiti di un progetto di ricerca finanziato, un progetto di ricerca di Ateneo finanziato, ma con un taglio fortemente multidisciplinare. Il titolo lo aveva già un po' anticipato Laura, è Santa Maria della Pace in Roma, storia urbana e vicende artistiche tra il XV e il XVII secolo. Progetto di ricerca ovviamente ha la stessa titolazione, ma completa appunto anche dichiarando il taglio disciplinare perché si parla di costruzione, trasformazioni, restauri e rilievi. 14 autori che sono poi i protagonisti che hanno partecipato attivamente al progetto di ricerca, hanno scritto 12 saggi e il libro si completa con un ricchissimo apparato di tavole fuori testo. Io cederei la parola alla discussant Kim Williams, che ringrazio per essere qui. La prego di provare se riesce a condividere la presentazione e vi chiedo se è possibile di stare nei tempi di mezz'ora in modo tale da avere poi, no, i margini per una discussione finale tra di noi, tra di voi, se ci saranno delle domande. Quindi perdonatemi se terrò un po' i tempi e ogni tanto alzerò la manina per dirvi, hai 5 minuti, queste cose no, sono un po' fastidiose. Va benissimo, Grazie. alzi pure la mano, fa dei segni e io mi smetterò. Infatti avevo paura che lei, Massimiliano, parlava del libro e poi io non avrò avuto niente più da dire. Allora, No. prima di tutto, di queste tre curatrici, Simona Benedetti non conosco, io e Laura Carlevaris ci conosciamo già da diversi anni e invece non ho mai conosciuto Maria Grazia Ercolino e allora è il mio piacere incontrarla in questa seduta. Aspetta, faccio la condivisione adesso che hai imparato come si fa. Forse no, forse sì. Ok, condivisione test. Schermo, il libro in disegno. No. Oh, finestra, schermo intero. Finestra, scusate voi. Ah, eccolo là. Ok, condivido. Ok, adesso vedete, ma io non vedo voi. È Si vede giusto? perfettamente, Kim. Ok, va bene. Allora, questo bel libro, Santa Maria della Pace in Roma, storia urbana e vicenda artistica tra XV e XVII secolo. Prima di tutto, il libro stesso è bello come oggetto grafico, devo dire, molto ben impostato. Le immagini sono belle, proprio belle come immagini, ma anche belle come stampa. Allora mi congratulo con voi, autrice che è curatrice, che avete avuto la fortuna di avere Artemide che ha curato il libro, anche di questa cura qui, perché contenuto scientifica è di altissima qualità. Come aveva accennato Massimiliano, è un lavoro fortemente interdisciplinari che esamina questo oggetto architettonico da punti di vista di archeologia, dall'architettura, dall'arte, dal contesto storico-sociale tra la papata e Roma, la politica di Roma in quei anni, cioè è un po' molto completo a tutto tondo. Simona Benedetti commenta nella sua prefazione che questa chiesa, per quanto importante, non è stato oggetto di uno studio approfondito. L'ultimo studio che è stato fatto risale a 1982. E allora questo è senz'altro un documento molto, molto importante per conoscere meglio questa chiesa tanto ricca. Per darvi l'idea della ricchezza dell'oggetto, ho messo qualche foto. La chiesa stessa nel contesto di Roma è stata inserita un po' con la calzascarpa in questo spazio non molto grande. Cioè la chiesa poi riempie un po' tutta questa piccola piazza, poi c'è la chiostra dentro e poi la cappella importante
dentro la chiesa stessa, cioè è ricco da tutti i punti di vista. E è ricca anche il libro stesso, come ha detto Massimiliano. Ci sono 12 capitoli con 15 contributori, più i 5 appendici, e più le tavole fuori testo. È veramente un libro di sostanza. Il sottotitolo del libro, che parla di costruzioni, trasformazioni, restauri e rilievi, fa vedere la profondità con cui è stato studiato questo oggetto. Ci sono, gli studi includono fonti archivistici, rilievi fatti sul posto, studi diretti del materiale e tecniche usate nella costruzione, e poi studi delle successive fasi di costruzione e abbellimenti, anche l'arte, per esempio, queste lunette nel chiostro che sono state, che non sono mai state studiate in pratica, sono messe bene in evidenza. Il contesto storico della Chiesa fra i papi che sono Papa Sisto IV e Alessandro VII, è un momento di grande rinnovazione per Roma, e questa chiesa viene stilizzata come un tempio di pace, che ho trovato molto interessante. Alessandro VII aveva un papato abbastanza travagliato, diciamo, era molto contestato. È lui che ha fortemente voluto questa chiesa, l'ha proprio impostato come tempio della pace. E fra gli architetti e artisti che sono stati coinvolti sono Raffaello, Bramanti, Peruzzi, Antonio da Sangallo, Carlo Maderno e Pietro Berrettrini. E poi come artisti c'era anche Pietro da Cortona e questo scultore Facelli, mi sembra, scusate, un lapsus, Facelli. E allora, comunque, è chiaro che l'oggetto con cui stiamo trattando è molto ricco, davvero. Allora, il disegno, la foto, l'immagine che io ho scelto di indagare un pochino con la curatrice, è questo della cupola nella Cappella Chigi, fatto da un progetto di Cortona con gli stucchi e le sculture proprio di questo Fancelli. Una delle cose che Alessandro VII ha voluto in questo Tempio della Pace era la rappresentazione delle virtù. E infatti, in quest'altro slide che avevo fatto vedere, si vede qui sull'arco che c'è, questo rappresenta la giudizia, mi sembra, ma comunque tutte le virtù sono rappresentate in questa chiesa. E il commento sulla cupola che io avevo scelto è che la perfezione geometrica di questo oggetto, fra la proporzione delle costolone e i cassonetti e tutto, che è per se stessa una rappresentazione di virtù e perfezione. E allora, voi che mi conoscete bene sapete che i miei interessi sono sempre stati per l'architettura e la matematica, con una forte concentrazione sulla geometria. Potete subito capire, come questo argomento della virtù della geometria mi ha incuriosito. E allora volevo parlare un attimino con Laura sull'impostazione di questa chiesa proprio come un tempio della pace, e come le varie aspetti artistici e architettonica ci aiutano a manifestare questo concetto di virtù.
Allora, Kim, se ti interrompo però rispondendo in qualche modo adesso. Allora, c'è una parte di lavoro sulla Chiesa che forse va ancora condotto, nel senso che non ci siamo mai messe, io, Simone e Maria Grazia, al tavolino, al tavolo, per rivedere quanto è stato portato a casa sul piano geometrico. Quindi, devo dirlo, questa è una cosa che io avevo iniziato a fare, ma che non posso fare da sola. Mi sono resa perfettamente conto che senza il supporto di Simona Benedetti, ovviamente ordinaria di storia dell'architettura nel nostro dipartimento e grande conoscitrice di questa chiesa, perché si deve a lei un'altra pubblicazione relativamente recente del 2006, comunque una delle poche degli ultimi tempi. E senza Maria Grazia, devo dire anche, potrei fare altri nomi delle persone coinvolte in questa ricerca, per esempio Elisabetta Giorgi, Maria Grazia Ercolino ha lavorato molto col sostegno di Elisabetta Giorgi, che è una nostra tecnica laureata che dirige il laboratorio sostanzialmente quello di restauro, e quindi che toccano i materiali con la macchina fotografica, ma anche con le mani. Questa cosa non ha senso. Non ha senso molto parlare delle geometrie della Chiesa senza poterne ricostruire anche la materia. Questo proprio perché la Chiesa, come dicevi tu, si è andata facendo largo attraverso il tempo. Quindi le ipotesi affascinanti che sono, se in qualche modo anche confermate dalle ricerche, siano quelle della presenza di questa piccola chiesa diretta, ruotata, proprio con asse principale ruotato rispetto alla situazione attuale, ma della quale ancora si vedrebbero tracce proprio nell'impostazione della cupola ottagona, sono uno degli elementi veramente interessanti di questa storia. L'altro elemento di particolare attenzione quando parliamo di geometrie è che qui le geometrie e l'architettura, come in genere imposti tu la questione, in certi punti sembrano veramente andare a confliggere, per cui noi abbiamo misurato degli spessori murari che sono veramente difficili addirittura da restituire graficamente. Quindi c'è un aspetto materico, e per questo chiamavo in causa anche Maria Grazia Ercolino, che è qui presente con noi. Non credo che ci sia Elisabetta Giorgi, non lo so, ma proprio perché la questione materica diventa in questa chiesa veramente molto strettamente legata a tutte invece le forme che ha. L'altro aspetto che sottolineerei, richiamando la geometria di questa chiesa, è invece l'aspetto teatrale della piazza, cioè questo aspetto assolutamente scenico, direi quasi più che scenografico, perché la piazza è piccolissima, però è come entrare in un piccolo teatro. A Roma ne abbiamo anche di bellissimi, invece a Venezia no, vero Massimiliano, non ne avete, però ecco, è come entrare in questo piccolo spazio, e quindi c'è un'introduzione anche in quel senso del tutto che richiama molti aspetti della geometria. L'ultima cosa che io vorrei dire prima di, semmai, di dare la parola un momento a Maria Grazia è questa, che una cosa veramente importante, tu hai mostrato la cupola, è che il rilievo fatto adesso, e scusatemi, ma mi corre il dovere di ricordare non solo Francesca Porfiri e Annalisa Brancasi, che hanno lavorato nella ricerca a fianco a me, ma anche altri due ragazzi che hanno lavorato moltissimo con la parte relativa alle acquisizioni, che sono Paolo Castellani e Luisa Salani, e il professor Tommaso Empler, perché Tommaso Empler anche invece ha fatto le acquisizioni da drone, che poi Annalisa ha rimontato con le scansioni da terra. Questo che cosa ha permesso di fare? Chiaramente di controllare volumetricamente soprattutto le parti alte, che il rilievo dell'82 aveva leggermente alterato. Cioè, il rilievo dell'82 è magnifico, ma una leggera alterazione, modifica della sostanza, si vede proprio ovviamente in relazione alle parti alte, ma soprattutto in relazione alla ricostruzione, diciamo, di questo problema interno e esterno, che l'architettura comincia, cioè non comincia ora, però
può affrontare a testa più alta attraverso le nuove strumentazioni per l'acquisizione dei punti e il collegamento tra questi punti, che resta uno dei problemi. La geometria della cupola è sorprendente, è bellissima. La cupola è ovviamente è stata rifatta all'esterno, ma ancora c'erano degli aspetti di restituzione grafica geometrica talmente complessi che ci siamo rotti la testa fino all'ultimo per capire come disegnarli. Io non mi vergogno di dire che mi sono comprata, perché ero fuori room in quel periodo, un taccuino e delle matite, perché dovevo assolutamente riflettere a matita, cioè come dire, a mano libera, per poter ricostruire le proiezioni di alcune cose, perché poi ovviamente lavorare così a distanza non permette mai di copiare il disegno acquisito. Credo però, per finire di risponderti, che un ulteriore passo sulla geometria vada fatto. Io ho giocato un pochino con la sezione della cupola e ci sono dei rimandi proporzionali interessanti, molto interessanti. E quindi, se poi le mie colleghe vorranno, come dire, giocare con me, questa cosa va ancora portata avanti, perché i tempi universitari sono sempre una croce. Maria Grazia, se vuoi aggiungere qualcosa su questo, altrimenti ci sarà un prossimo stop, immagino, che Kim ci proporrà. Sì, in modo molto molto sintetico, la cosa interessante della struttura ottagona, che poi sembra ormai essere assodato come la parte iniziale del complesso, perché una delle questioni sulle quali si dibatteva era proprio se fosse stata progettata prima l'avancorpo longitudinale o il grande elemento ottagonale, ma tutte le tracce materiche sembrano condurre all'ipotesi di un primo ottagono e all'aggiunta successiva dell'avancorpo longitudinale. Quello che è interessante è che, nonostante le tante modifiche che nel corso del tempo comunque ci sono state, in realtà questo enorme elemento costruttivamente così possente, perché è all'interno dei suoi spessori che il primo progetto ricava le nicchie, le cappelle che ne decorano ancora lo spazio. Cioè tutto viene realizzato per sottrazione di questi maschi murari. Quindi all'esterno noi abbiamo un elemento compiuto con delle pareti lisce fino alla cupola. E all'interno in realtà vediamo questo gioco di volumi, di incavi, di spazio che si. Si è bloccato. Problemi di connessione, accidenti. Maria Grazia. Proporrei di andare avanti e la recuperiamo dopo Sì, questa sua magari giacinta. recuperiamo Ecco. l'intervento. Kim, se. Il punto che faceva Maria Grazia sul fatto che il fuori della chiesa abbia le mura lisce e poi dentro sono ricavate, eccola, ok. Sì, Ecco. eccomi. E effettivamente, insomma, credo che questo, insieme al grande lavoro fatto per impostare la cupola superiormente nel Cinquecento, conferisce proprio l'unicità di questa geometria, che è davvero un unicum nel suo genere. Ecco, questo processo sottrattivo di fare questo spazio è comunque l'esatto opposto di quello che avrebbe fatto Brunelleschi nel Santo Spirito, dove le cappelle poi appaiono al muro esterno come masse aggiunte. Allora c'è questo processo opposto fra aggiungere o scavare, togliere, che trovo interessante. L'altro aspetto del libro che io l'ho apprezzato moltissimo era la stratificazione del trattamento, perché veramente si trattava di come togliere strati di questa chiesa uno per arrivare a un discorso completo. Non è un trattamento superficiale,
come analogo, ma comunque che è effettivamente la Chiesa ha molti strati da esaminare. Allora l'ho apprezzato molto questo aspetto del lavoro. È chiaro che fra 1982 e adesso anche il modo di fare i rilievi, di raccogliere dati, informazioni, tutto è molto cambiato. E allora, cioè, ogni volta che si va a fare un rilievo di un oggetto si trova cose nuove, ma secondo me i vostri risultati vanno in modo esponenziale su quello che sono stati fatti fino adesso. Allora mi congratulo con voi, è un lavoro che ho apprezzato molto e senz'altro serve non solo come un documento importante per questa Chiesa, ma anche come modello di future ricerche di questo tipo di profondità. Allora. Bene, noi ringraziamo moltissimo, moltissimo. L'ultima cosa che volevo dire è che io mi ha visto che tu notavi la qualità di Artemide, perché ovviamente Artemide sull'immagine d'arte è abbastanza attento, è molto attento, insomma. E, no, la copertina, l'immagine di copertina, che è un'immagine ovviamente evocativa e nulla più, diciamo, non è certo un'immagine che voglia essere scientifica, ma è un'immagine che è stata pensata a più teste, proprio per restituire diversi aspetti del lavoro e proprio la stratificazione. Quindi non so se riuscite a percepire che sotto il pavimento si vede l'interrato, quindi il livello più basso della chiesa, e quindi questo spazio che devo dire proprio soprattutto Maria Grazia e Elisabetta Giorgi hanno proprio voluto specificamente indagare e restituire sempre contestualmente al resto, e questa è una cosa che è stato possibile associare appunto alle sezioni e addirittura alle piante, ma addirittura una veduta come questa del modello, grazie, devo dire, alla come si dice, caparbietà, ecco, di questo lavoro a più componenti, ecco, quindi le immagini, ecco, sono state tutte molto studiate, potevano magari riuscire meglio, si poteva lavorarci, io non lo so, però le abbiamo studiate tutte molto insieme, e questo è un aspetto che per me è stato educativo, formativo, molto formativo. Ecco, sì, l'immagine delle copertine è molto suggestiva, secondo me, no? Cioè, è proprio bello come immagine, rispecchia la scienza che c'è dietro la cura dello studio, ma anche come immagine molto, molto suggestiva. Va bene, Massimiliano, come siamo come tempi? Siete perfette, Non ci ha dovuto buttare niente addosso, allora. no, e dirò anche se ci sono i margini per tirare delle conclusioni e se hai magari un ultimo appunto da fare. No, io per adesso sono a posto, ma magari alla fine, quando c'è la discussione, possiamo entrare un pochino di più. Assolutamente, grazie davvero, è stato un piacere Grazie. ascoltarvi e ascoltarvi anche dopo. Grazie a voi. Kim, se puoi togliere la Faccio. condivisione. Sì, aspetta subito, ok? Sei diventata bravissima. Oh, una cosa. Oh. Grazie davvero. Grazie Allora, passiamo al secondo libro di Pedro Antonio Janeiro e José Ferreira Crespo, il cui titolo è Eterotopia e eterutopia, il disegno al di fuori dei margini, edito da Gabinete Editorial di Fauli Lisboa, perdonate la pronuncia. Abbiamo come discussant Cecilia Bolognesi, che ringrazio per essere qui. Il libro consta di 10 capitoli, sono 139 pagine con una prefazione di Francesco Purini e una postfazione di Marcello Sestito, che regala anche un bellissimo disegno, lo trovate in copertina. L'impressione che ho avuto io leggendolo è che ci sia questa forte, no, attitudine a mettere in dialogo i due autori su questioni molto importanti che pertengono proprio questo squadernare
disegno a partire proprio dai metodi analogici e tradizionali che lo sostanziano. Il libro nasce da tre progetti di ricerca che hanno coinvolto gli autori, forse magari avranno anche modo di discuterlo con Cecilia, ma cederei subito a discussante autori la parola e prego Cecilia di condividere un'immagine o più immagini se lo può fare. Grazie. Grazie a tutti, buongiorno ai due autori che non ho incontrato prima, ma quindi ci sarà questa fase un po' challenging per cercare di capire se ho compreso bene tutta la pienezza del loro lavoro. Il libro è una collezione appunto di condivisione schermo, vediamo. Un attimo, che io ho dietro sotto una presentazione PowerPoint. Cecilia, nessun problema, lo so che questa cosa mette sempre un'angoscia a tutti, no? No, di fatto mi appare subito, aspetta. Condivido, condivisione schermo, desk o finestra. Io posso dire la finestra. Forse devo uscire dall'applicazione. Aspetta. Sei sicuro che io possa, vero? Sì. Ah, eccola qua, l'ho trovata. Ok. Scusami. Figurati. Adesso me la fa vedere. Condivido e poi parto dall'inizio. Eccoci qua. Perfetto, si vede tutto. Si vede tutto e torno. La parola. Esatto. Io non mi vedo più, ma vi vedrò. Dunque, avevo preparato questa presentazione in inglese, quindi adesso cerco di farmi interlocare in italiano perché non sapevo appunto se gli autori avrebbero preferito in questa lingua o altra. Comunque, eterotropie o eterotopie. È questa raccolta di saggi che sono stati presentati in diversi convegni o riunioni sull'argomento della rappresentazione, che parte da questo termine eterotropia che viene da appunto il filosofo Foucault e si riferisce allo spazio che esiste al di fuori della normale struttura della società, uno spazio che è al di fuori di uno spazio convenzionale, al di fuori di un tempo, al di fuori di un'identità precisa. E gli spazi che vengono descritti, da quello che ho capito dalla mia lettura in questo testo, sono spazi che a volte trascendono l'immagine stessa del disegno, quindi non siamo nell'ambito tecnico di riproduzione del reale tout court, ma vanno oltre in alcuni concetti che vengono in qualche maniera, come ben descritto anche dall'introduzione di Purini, allusi dalle nostre rappresentazioni. Infatti il libro approfondisce queste esplorazioni e interpretazioni di spazi che non sempre esistono e i due autori danno una prospettiva unica che si focalizza sul ruolo del disegno nella creazione e nella rappresentazione di queste eterotropie. Utilizzano nella loro narrazione il disegno come un mezzo, se si può svenire con questo termine, per gli artisti e per gli architetti di immaginare e materializzare anche spazi alternativi. Sono discussi diversi casi studio, analizzano sia casi storici che disegni contemporanei per approfondire il concetto dell'eterotropia e attraverso questi esempi visuali mettono un po' il punto sulla diversità e la complessità dell'immaginazione spaziale, mostrando differenti punti di vista di architetti e artisti, capacità differenti di immaginare e rappresentare alternative attraverso la storia. Ecco, il bello che intriga, se posso usare questo termine, di questo libro è, sembra facile dire, l'approccio interdisciplinare, ma in realtà è la molteplicità di punti di vista e anche di struttura proprio della rappresentazione. Parliamo sia di opere disegnate nella storia che di opere rappresentate in workshop relativi all'arte, sia di disegni e schizzi degli stessi autori, molto accattivanti, devo dire.
Sulla sinistra vi ho messo l'indice per capire anche che è un bouquet ricco questo, c'è dentro una grossa varietà di argomenti e gli argomenti sono sempre trattati per catturare il lettore visivamente, cioè c'è un ingaggio del lettore dal punto di vista visivo, sia ad opera degli schizzi degli autori, sia ad opera anche di alcune rappresentazioni scelte. Allora, gli schizzi degli autori sono molto piacevoli e ci portano subito da un discorso, dire, complesso a un'esemplificazione reale di quello che loro intendono per immaginazione e allusione di altri spazi. Questo è quello che io ho compreso, poi loro mi contraddiranno probabilmente. Ma poi ci sono anche, per esempio abbiamo visto un capitolo sull'architettura brasiliana, all'interno dei quali ci sono più documenti che ci riportano in questa concezione dell'architettura brasiliana ad opera di diversi artisti e quindi collage di Lina Bobardi, i disegni di Oscar Niemeyer, Picasso, lì una fotografia chiaroscurata, per cui si trova un modo di rappresentare con diversi punti di vista uno spazio all'uso che altrimenti verrebbe descritto in maniera semplificativa e mai troppo eterotropica, appunto, se esiste il termine. Quindi è un bellissimo libro che, proprio perché ha diversi spunti, dovuto al fatto che è una miscellanea di paper degli autori, sempre però su questa riflessione, su uno spazio per lo più non neanche all'uso, ma stimolato nel nostro intelletto. Quindi io che navigo personalmente molto nella tecnica, è stata una bellissima boccata d'aria, perché mi fa pensare a tutto uno spazio che difficilmente saprei raccontare nella tecnicalità quotidiana e che invece qui viene all'uso, appunto riportando in condivisione opere, artisti e workshop come questo, che è un oggetto di un capitolo stesso su un intervento di artistico a Narnia, appunto nel 2011. Finisce tutta il racconto e la miscellanea di articoli, uno di paper, uno dedicato più all'illusione pittorica, The Drawing and Paintings as a Possible or Impossible Architectural Project, che anche questo, oltre agli altri, ci dà uno sguardo più profondo e non così preciso, ma sufficiente per farci immaginare qualcosa di diverso per gli obiettivi della rappresentazione, molto stimolante anche questo. Non è, dal mio punto di vista di lettrice normodotata, non è un libro semplice, ma nella rilettura, dopo la prima, se ne raccoglie l'estrema ricchezza. Io spero di aver interpretato bene, e comunque questo è quello che ho potuto raccogliere io. Quindi aspetto da loro qualche suggerimento su un'eventuale lettura più approfondita e meno forse didascalica. If they are there, Pedro. Sì, sono qua, ti ho sentito molto bene, ti posso dare il tu? No? Certo, sure. Grazie, certo. Per me è più facile. Grazie per le belle parole, per le osservazioni, cioè che secondo me sono state molto lucide, se si può dire, io mi chiedo scusa per l'italiano, proverò a fare che è perfetto, meglio. Quindi va benissimo. E veramente mi ha fatto molto piacere sentire le parole di qualcuno che ha letto i testi, per cui è sempre una visione molto, cioè molto, che mi fa piacere veramente sentirla. Posso, Massimiliano? Allora, grazie. Prima di tutto vorrei ringraziare le persone, a Laura, soprattutto a Francesca, che è vero che c'è la possibilità di fare questa presentazione e mettere a posto in discussione questa
non direi opera, ma questa antologia non è più, io e Zé non abbiamo voluto che questo libro fosse altre cose che non fosse un'antologia di testi. Provo a spiegare un po' l'origine o l'idea di fare pubblicare questa antologia, perché io e Zella, noi ci conosciamo da tanto tempo. Zé è stato alunno mio, io sono il tutor del suo dottorato, che è un ragazzo con un lavoro bravissimo e con cui io mi sono intellettualmente coinvolto. E un giorno, per casualità, abbiamo parlato, perché noi due avevamo già lavorato in saggi, e devo fare un parentesi in questo mio intervento, che tutti questi testi presentati su questo titolo, in questo libro, sono stati saggi, articoli scientifici, diciamo, tra virgolette, sì, sono scientifici, ma che noi, o io soprattutto, ho avuto il bisogno di farlo pubblicare non tanto per i colleghi, ma soprattutto per i ragazzi, per i nostri alunni. Perché a volte in lezione parliamo di un testo, di un tema che è stato pubblicato in un saggio, di un convegno, che è sempre difficile trovare a volte il saggio stesso e farlo vedere alle persone. Allora, questa antologia accade in tre momenti: testi fatti da Zé e io, testi di Zé e testo miei. Insomma, ma possiamo dire che tutti i testi sono nostri, perché abbiamo passiamo tanto tempo parlando su questi temi, e io sono molto interessato per le persone che mi conoscono, e qui in questa riunione sono tanti, sono molto interessato in disegno dal vero, a mano libera. E, perché non fare, perché non organizzare tutti questi punti, che sono alcuni, su un titolo? Il problema del titolo è stato difficilissimo decidere, perché se arriviamo all'etimologia della parola utopia, è fuori luogo, quando invece il disegno, come processo, non tanto come prodotto, non fa altre cose che metterci in luogo, metterci in cultura, in civilizzazione, in architettura, insomma, in spazi, meglio che architettura. Penso che l'architetto, prima di tutto, io non vedo l'architettura in modo molto diverso della pittura, della scultura e delle altre arti. La differenza è che noi abitiamo, quando abitiamo un spazio architettonico, lo abitiamo, Hölderlin poteva dire un poète in francese. Un poète significa per me in disegno. Quello che l'architetto disegna è, perché è una specie di una preannunziazione, una promessa, un giuramento di una cosa che non esiste, ma che esisterà. E quello penso sia il focus di tutto il nostro questo lavoro. Dopo ho pensato, dopo organizzare, quando io e Zé abbiamo messo a posto di pubblicarlo, ho pensato di chiedere un disegno per copertina a Marcello Sestito. Ma da farla lui ha avuto bisogno di leggerlo,
E quando lo leggi, mi dico così, io va bene, ti faccio la copertina, ma abbiamo bisogno di una prefazione di Purini, perché Franco avrà molto piacere in scrivere due o tre righe su questo lavoro. A noi ha fatto molto piacere, ovviamente, perché avere almeno una frase del maestro Purini è già molto... Non devo essere vanitoso, dico. Con molta umiltà abbiamo ricevuto queste parole, che io ringrazio per tutta l'eternità. Penso, Cecilia, e ti ringrazio le parole, e penso che la tua lettura dei testi del libro è stata appunto molto, molto accertiva. Non so se questa parola esiste in italiano. Sì, Massimiliano è il mio prof. Personal prof di italiano. Ti ringrazio ancora, Cecilia, ringrazio una volta in più l'organizzazione di questo evento, che penso sia molto importante per tutta la comunità, sia scientifica, sia accademica, sia anche o soprattutto civile, da fare vedere alle persone che non sono esperti o che non sono o che non hanno dedicato il suo lavoro scientifico o di altra qualità su questa nostra grande area che si chiama disegno. Ringrazio ancora tutti e invio a tutti voi un saluto e un abbraccio molto forte. Grazie. Ma c'è ancora tempo, Pedro, non finisce qui. Cecilia forse ha qualche altra riflessione o domanda da porvi? Ma se vuoi... Abbiamo ancora un pochino di tempo, quindi... Sì. No, io appunto quando parlavi della prefazione di Purini, che conosco e leggo sempre anche con spirito molto critico, in realtà devo dire che questa volta mi è piaciuto e penso che abbia letto con molta attenzione i vostri testi, come fa sicuramente sempre, ma ha detto delle cose che io ho ritrovato poi, perché l'ho letta prima, di solito le leggo dopo. Questa cosa che dice: la ricerca grafica è un'attività, più precisamente un'arte di per sé, che custodisce molti segreti che non si riesce a decifrare, ma che agiscono potentemente nell'immaginario. Io quando ho sfogliato le vostre pagine... Sono poi, come tutti noi, una che ama molto le immagini. Oltre a leggere, questa cosa l'ha proprio colta, perché l'apparato iconografico che voi mettete nei singoli capitoli, che non è abbondante perché non è un libro illustrato, però riesce sempre a dare un'idea di quello che il disegno come la scrittura può fare, cioè incidere nel mondo, ma anche darci una visione del mondo. Per cui mi è piaciuto molto, non so come abbiate fatto a scegliere queste immagini, per esempio nel paper, quello sull'architettura del Brasile, sono poi con fonti molto diverse, è anche un'operazione coraggiosa, perché uno magari cerca di essere più metodico, invece voi siete stati generosi, cioè quelle 4-5 immagini lì sono potenti. Non so appunto se sull'immagine vi siete ritrovati, come avviene la discussione tra di voi sulle immagini, sull'apparato iconografico, perché avete scelto quelle, non altre, perché non solo un autore, ma più autori, lo scultore, il pittore, come avviene questo processo tra... Ci posso, Pedro? Sì, vai tu. Nel caso del testo del Brasile, cioè, è di solito nei testi, io direi che c'è una... il testo come tessitura, il tessere anche le immagini, no? Come se fosse una collage, cioè pensare in immagine stessa, no? Cioè non tanto che le immagini illustrano il testo, siccome potrebbe anche essere quasi un commento anche delle immagini, no? Cioè, c'è un rapporto bilaterale fra l'immagine e il testo, no? Cioè nei casi dei
del testo di Brasile, c'è quella immagine, come dice Cecilia, cioè proprio, sono proprio delle immagini molto suggestive, cioè io quando le ho viste sono veramente molto suggestive, e l'unica cosa, cioè per me come ammiratore del lavoro di queste immagini o dell'architettura moderna brasiliana, è proprio riuscire in qualche modo a dare un sorso di questa energia, se possiamo dire, magnetica, no? E farmi poi spingere da questa energia, nel senso, e informa poi il testo stesso, no? Però sì, è stata una cosa, cioè per me viene come se fosse una collage, cioè proprio anche il luogo di perché questa immagine qua e non lì, perché prima o non dopo, cioè alla fine poi tecnicamente anche perché dopo un paragrafo, cioè è un lavoro proprio che viene, cioè di tessitura, di come si fosse facendo cucendo un tessuto, qualcosa così mi viene, sì. Sì, sì, no, molto bello. Grazie. Posso Martina? Certo. Io sono molto di accordo con Zé, ma quello non può essere un'ammirazione, perché abbiamo fatto il libro insieme. Allora sicuramente che siamo in certo punto in la stessa, non la stessa, ma in linee parallele che a volte si toccano, l'infinito, l'utopia. Ma quello che per me mi affascina in questa mischiata, è noi che produciamo disegni a mano libera, lo sappiamo molto bene, e che è più quello, e penso che qui si può inquadrare un po' la frase di Puridi che tu, Cecilia, hai citato bene, che la questione del segreto, che ognuno del disegno che io soggetto ipotetico ovviamente, produco, c'è tanta informazione dentro un disegno per me che praticamente inaccessibile agli altri che sono i miei spettatori dei miei disegni, che non puoi immaginare. È come se il tempo di un momento all'altro si fermasse un po', e descrivere una situazione, sia spaziale, sia oggettuale, sia un ritratto, ma c'è sempre qualcosa a nascolta, ma che io penso che non può essere, Massimiliano aiuto, visibile per un testo, perché se lo fosse, io me ne scriverei. Grazie. Un testo e non disegnava quella roba lì. Allora, se io lo faccio attraverso il disegno, se noi lo facciamo attraverso il disegno, è perché il disegno non è un linguaggio in senso come Claude Lévi-Strauss lo definisce, perché non c'è la prima articolazione del segno, non c'è la seconda articolazione del segno in un dialogo tra foneme o morfeme. Cioè, la immagine quando appare al spettatore è istantanea. L'unica situazione che un disegno si può avvicinare dal testo scritto, dico, è che inizia sempre con un punto e finisce sempre con un punto. Ma per un spettatore, per un lettore di un testo, puoi andare avanti, indietro, leggere, rileggere, eccetera. Il segreto di una immagine già prodotta è quello che non può essere detto. Non so se mi faccio capire. Sì. Sì, sì.
Secondo me si vede dalla prima slide che vi ho fatto vedere, dove ci sono dei quattro tuoi disegni, e secondo me lì si guarda quello che non hai detto, ma... Continuiamo a discuterne fra un po', promesso. Io vi ringrazio molto, grazie. Pedro, grazie José e grazie a Cecilia. È un piacere, veramente. Grazie a noi. Piacere nostro, ne riparliamo fra, grazie, fra José, un po' di tempo. Passiamo al terzo libro, a cura di Andrea Giordano, Michele Russo e Roberta Spallone, che ha per titolo Representation Challenges, New Frontiers of Augmented Reality and Artificial Intelligence Research for Cultural Heritage and Innovative, il timer, scusatemi, Innovative Design. Di fatto è un volume collettaneo che riflette proprio sulle ricerche che orbitano attorno all'intelligenza artificiale, temi attualissimi, no? E molto dibattuti oggi, in questo preciso momento storico, e sulla realtà aumentata. Il libro raccoglie le cinque lectures che sono state fatte nel convegno RICID, che è appunto l'acronimo che sostanzia la titolazione, e i focus sono tutti legati agli itinerari del patrimonio e delle fonti storiche, alle classificazioni e alle analisi 3D, al patrimonio museale, al BIM, alla formazione ed educazione, alla rappresentazione delle forme. Il libro è edito da Franco Angeli all'interno della collana Disegno, e cederei subito la parola a Marinella Arena, che sarà la nostra discussant, e a una delle curatrici, che è Roberta Spallone. A voi la parola, grazie. Allora, buonasera a tutti. Mi vedete? Io ho avuto, come avete visto, un piccolo problema perché la telecamera del mio computer è morta improvvisamente. Ti vediamo. Quindi sono dovuta migrare sull'iPad. Quindi adesso non so, avevo preparato il PowerPoint, non so come finirà. L'ho trasferito sull'iPad, ma vediamo se riesco ad aprirlo. Allora, Massimiliano già ha anticipato delle cose su questo testo, che come sappiamo raccoglie gli atti di un convegno che ormai è diventato un piccolo classico nell'ambito del nostro settore scientifico, perché sta arrivando alla quarta edizione. Il testo di cui parliamo invece raccoglie gli atti del secondo convegno e, come diceva Massimiliano, ha una ricchezza e una complessità al suo interno che lo rendono in qualche modo anche difficile da raccontare, da abbracciare con un unico sguardo. Io sono rimasta un po' alle indicazioni che questa iniziativa si era data all'inizio, cioè scegliere assolutamente una sola immagine, e quindi sono stata ubbidiente e ne ho scelta una sola, anche se ovviamente non può essere rappresentativa, perché il testo comprende 49 interventi, se non mi sbaglio, sì, più i 5 dei keynote, quindi diciamo sono tantissimi interventi. Mi era venuta un'idea mentre preparavo questa presentazione. Io ho detto, visto che siamo in quest'ambito veramente ormai avveniristico, mi sembra che siamo arrivati quasi proprio al bordo, al confine, siamo proprio su un filo di lana sottilissimo, che ci separa in qualche modo dall'imponderabile, da quello che avevamo visto solo nei film di fantascienza. Mi viene in mente Blade Runner, libri di fantascienza, e prima ancora tutto quello che era stato preconizzato da scienziati che avevano ovviamente delle basi ben più solide di quelle che possiamo vedere in un film.
E pensando proprio a Odissea nello spazio, al computer che rispondeva, così ho detto ora quasi quasi la presentazione me la faccio scrivere dalla chat GPT, così sto sul pezzo e sono perfettamente adeguata alla situazione. E ho anche scritto a GPT, però ho dovuto scrivere tante volte, perché la prima volta, pigra, ho messo solo il ReaCD. E lui mi ha risposto, è una piattaforma di intelligenza artificiale. E poi inizio a spostarli per andare a ricreare un po' la forma del riferimento. Scusate, spegnete i microfoni, a meno che non sia uno scherzo di chat GPT. Per un attimo mi è sembrato così. E quindi dico, ho dovuto chiedere tante volte, poi però alla fine devo dire mi ha deluso, perché ha scopiazzato un po' nella presentazione che ho dovuto scrivere Franco Angeli, la presentazione eccetera eccetera, e lui un po' mi ha deluso, era solo un mero ritaglio di quello che ha trovato online. Detto ciò, diciamo, guardando, vediamo intanto se riesco a condividere questo PowerPoint che qui diciamo, condivisione, avvia trasmissione, vediamo se mi fa vedere quello che vedo io. Sì, voi vedete me, però io l'avevo, eccolo qua. Eccoli. Lo vedete? Sì. Ok, perfetto. Io magari vi seguo in grande dal computer, così sono più centrata. Allora, quindi, stavo dicendo, questa presentazione, vabbè, questa è la copertina del testo, e il disegno che avevo scelto, l'immagine che avevo scelto era questa qui, che è un'immagine, appunto, come vi dicevo prima, io ne ho scelta una sola perché sono stata fedele al tema, ed è un'immagine che io ho scelto perché, un po' perché sono una persona, l'avete capito, un po' diciamo istintiva, e quindi penso sempre che alcune cose, specialmente quando si parla di immagini, rappresentazione, debbano avere una certa spinta emozionale. Quindi questa è un'immagine che mi ha emozionato, ho scelto, diciamo, distinto. Poi però, riflettendoci e guardando anche il tema che veniva raccontato in questo capitolo del libro, ho visto che poi alla fine siamo sempre alle solite. Stiamo parlando della rappresentazione, della comunicazione, del linguaggio, di un linguaggio che è multiforme, che si trasforma, che viene dal nostro passato, dalle nostre radici, arriva fino ai vertici di questa tecnologia, ma alla fine è sempre parte, diciamo, di noi, della nostra cultura, ci esprime. E allora io mi chiedevo, la prima domanda che faccio ai curatori, e nella fattispecie a Roberta, che è l'unica mio interlocutore oggi, mi chiedevo, dopo questi convegni, dopo questa esperienza, siete riusciti a intravedere, diciamo, una via organica in cui tutti questi rivoli della rappresentazione e della queste sfide, appunto, della rappresentazione si vanno a ricomporre? Oppure ancora, diciamo, siamo in una fase troppo acerba, siamo ancora in una fase in cui non si è creata una vera e propria sintassi di queste nuove forme di comunicazione. Eccomi, allora sono, intanto vi porto i saluti di Michele e Andrea. Sono piuttosto emozionata di rispondere su questo volume e anche, devo dire, riesco ad inanellare una serie di pensieri, perché questo volume è uscito a settembre, ma fino a pochi giorni fa ho lavorato al volume del simposio 20
2022 e quindi ecco, ho in mente tutto un evolversi e un trasformarsi appunto di questi stimoli per la nostra disciplina che sono già ulteriori, che hanno già, sono già andati oltre, ma anche lateralmente, insomma, hanno espanso l'ambito di attenzione. In questo volume e dopo, nella redazione e dopo il completamento di questo volume, quando abbiamo scritto con Andrea e Michele la prefazione, il saggio introduttivo, ci siamo proprio chiesti quale fosse lo stato dell'arte della nostra disciplina rispetto a queste tendenze alla innovazione, cambiamento, queste nuove sfide che effettivamente chiamavano tutti ad interrogarsi soprattutto nella direzione dell'intelligenza artificiale che avevamo voluto ancorare alla realtà aumentata. Per fare questo tipo di lavoro avevamo costruito una delle consuete ormai nuvole di parole a partire dalle parole chiave. A partire dalle parole chiave usate dai, non dai 49 autori, ma dei quasi 150 autori che hanno contribuito alla redazione di questo volume. E effettivamente questa costruzione è stata illuminante proprio nel senso che ci indicava Marinella. A partire da queste parole chiave, devo dire, siamo riusciti intanto a modificare, direi sensibilmente, la call che state ricevendo in questi giorni e su cui vi solleciteremo e vi faremo lo stalking più sfrenato per chiamarvi a partecipare. Siamo già in ritardo prima di cominciare. Ecco, dicevo, questa nuova call è stata proprio ispirata alla volontà di raccogliere, di comprendere le nuove tendenze attraverso le parole chiave. E infatti chi ha esaminato la nuova call ha visto che abbiamo creato, intanto abbiamo espanso il concetto di AR in XR, Extended Reality, e perché le diverse forme fra realtà aumentata, realtà virtuale, realtà mista, in questi anni, in questi pochi anni, sono andate sempre più fondendosi e quindi diventa difficile in effetti considerarle separatamente. E quindi abbiamo associato intelligenza artificiale a Extended Reality e poi abbiamo creato intorno ad essa una nebulosa che è stata proprio generata a partire dalla ricerca delle parole chiave nel volume di cui stiamo parlando oggi. Quindi direi che la domanda di Marinella è assolutamente centrale per spiegare anche il punto a cui siamo, il punto in cui il nostro percorso si pone, con una sorta di consolidamento, di raccolta intorno ad alcune parole chiave che muteranno sicuramente, cioè in effetti l'evoluzione in questo ambito è rapidissima. Una cosa che volevo dirvi è che io tutti gli anni invito al mio corso di tecniche della rappresentazione digitale il professor Dautilia, che avete conosciuto proprio come uno degli invited di questo volume. È un fisico teorico che si occupa di intelligenza artificiale. Bene, qualche giorno fa, proprio pochi giorni fa, lunedì, ha fatto una lezione presso il mio corso, ha ricordato una osservazione importantissima di Giorgio Parisi, con cui lui lavora costantemente. Giorgio Parisi
ha osservato che l'intelligenza artificiale è l'unica disciplina, la vera e propria disciplina che consente l'interdisciplinarità. E questa osservazione, secondo me, ci mette di fronte alla comprensione intanto di un fenomeno che ci ha investito alla fine degli anni 10 del 2000. Perché ci siamo sentiti anche noi, io, Michele e Andrea, investiti da questo compito di provare ad indagare i rapporti fra la nostra disciplina e l'intelligenza artificiale, ma per una serie di eventi esogeni. Siamo stati chiamati a parlare a un convegno sull'intelligenza artificiale indetti dalla disciplina della geomatica. Poi perché nelle nostre sedi fiorivano, ma questo davvero in pochi mesi, e tutto nel periodo precedente al Covid, ma immediatamente precedente, fiorivano convegni del design intelligenza artificiale, composizione intelligenza artificiale, e allora abbiamo capito che effettivamente sarebbe stato importante posizionare anche la nostra disciplina rispetto a questo fenomeno che sarebbe diventato pervasivo nelle nostre vite. Ed ecco, lo stato attuale è questo. Sapete che abbiamo anche fondato un'associazione che si occupa di queste ricerche, di questi concetti, non più tardi dell'altro ieri ci siamo riuniti con un settore di questa commissione, di questa associazione, scusate, e continuiamo a lavorare sia nell'ambito della ricerca, della comunicazione, della disseminazione, per fornire un servizio all'area, e sperando che di riuscire a sempre a farlo con l'entusiasmo che in questo momento ci conduce e ci accompagna, e anche grazie ad un bel gruppetto di giovani che ha voluto venire con noi a compiere questo viaggio. Questo è importante. E io, diciamo, avevo poi anche un'altra domanda che è strettamente collegata alla prima e anche all'immagine che ho scelto ora, poi forse qualcuno ha avviato la condivisione, quindi si è sconfigurata, però diciamo ormai l'immagine l'avete vista. E la domanda era questa, diciamo, guardando ancora all'interno del testo, quindi alla ricchezza di questo testo, mi vengono in mente per esempio alcuni articoli come, non lo so, quello di Salvatore Barba o anche quello di scusate, Andrea Rolando, no? Che sono decisamente tecnici, strettissimi, diciamo, sul tema, diciamo, raccontano una forma di automazione che possiamo ottenere con queste nuove strumentazioni, e quindi possiamo convertire dei dati che vengono fuori da laser scanner, fotomodellazione, eccetera, eccetera, direttamente in dati che parlano invece di materiali, dati, diciamo, in qualche modo, e possono essere poi allocati dentro sistemi ulteriori come BIM, eccetera, eccetera. E poi ci sono altri temi, per esempio c'è, non so se oggi è collegato, non credo, per esempio c'è il solito Belardi che ha un approccio invece che è sempre trasversale, no? È sempre un po' sognante, poetico, anche quando parla di e scrive in un contesto che invece è molto caratterizzato appunto dalla tecnologia, dei nuovi mezzi. E anche per esempio il pezzo di della Zerlenga aveva un che di diciamo di poetico, no? Aveva questa commistione. Ecco, io mi chiedo questo: c'è ancora spazio per questo afflato, per questo atteggiamento? Cioè, riusciamo ancora, utilizzando queste nuove tecnologie, questi nuovi mezzi che sappiamo essere dei mezzi, ma sappiamo anche non essere mai neutri,
fosse solo una matita. Sappiamo ancora, diciamo, instillare in queste rappresentazioni quello che poi secondo me è proprio il cuore della rappresentazione, cioè questa sorta di empatia, di palpito che ci avvicina a quello che stiamo rappresentando, oppure ci dobbiamo rassegnare ad allontanarci un po'? Ah, io non mi allontanerei proprio. Se da un lato i processi, il machine learning, il deep learning, l'intelligenza, che sono strumenti dell'intelligenza artificiale, hanno la capacità di mettere in relazione con la massima rapidità dei dati. Le relazioni devono essere controllate, non sempre sono le più pregnanti, e credo che questo ci debba, che un nuovo umanesimo ci debba ispirare nel controllo, nel fruire di questi strumenti. Ecco, quello a cui bisogna assolutamente sfuggire, di cui si parla costantemente, è il black box. Non dobbiamo utilizzare questi strumenti come una scatola chiusa e ignota in cui inseriamo dati e ne aspettiamo gli esiti in maniera critica e non controllata. Questo è quello che dobbiamo evitare. Chiaro che per evitare questo dobbiamo da una parte conoscere o farci aiutare a conoscere quelli che sono i meccanismi, per esempio, di selezione dei dati che utilizzano questi strumenti, e dall'altro continuare ad esercitare il nostro spirito critico su questi aspetti. La capacità di riconoscere, per esempio, immagini o manufatti, di compararli, che l'intelligenza artificiale può avere, è estremamente interessante. Adesso vedo Massimiliano e mi ricordo la sua ricostruzione del volto di una statua cui mancavano alcuni frammenti, no? E questa, secondo me, è una pratica estremamente umanistica. E poi mi ricordo anche un lavoro che feci una decina d'anni fa con una dottoranda con dei frammenti di stucco che erano custoditi nelle casse, nei depositi del Museo Egizio, e con dei dipinti sia di carattere geometrico, sia con qualche iconografia riconoscibile. Bene, allora lei lavorava con la tecnica tradizionale dello spolvero e grazie alla sua grande capacità artistica, alla sua capacità di vedere oltre, era stata in grado di mettere insieme dei frammenti che gli archeologi non erano riusciti ancora a comporre, e anche di ipotizzare la restituzione complessiva, no? le parti mancanti. Allora ci dicevamo, sarebbe bello avere uno strumento che prova a mettere insieme questi frammenti e ci dà qualche ipotesi. Beh, magari l'intelligenza artificiale ci può aiutare, però poi è l'uomo, con la sua capacità, la sua intelligenza, la sua ulteriore possibilità di visione, di capacità di mettere insieme i dati, che controlla questo fenomeno, credo. Certo, dico anche io, proprio in questo volume avevo pubblicato un pezzo in cui facevamo un vero esperimento, perché il mio collega, che è un informatico e quindi sa quello che fa, contrariamente a me quando sono in questo campo, ha messo in piedi proprio un software, ha utilizzato, sarebbe meglio dire, una serie di scritture informatiche per far sì che questi volti di questo
di questi affreschi bizantini che rappresentavano San Nicola fossero analizzati, e poi dall'analisi veniva fuori la ricostruzione di questa parte mancante del volto basata sull'esperienza, diciamo, sull'intelligenza artificiale, quindi sul riconoscimento dei volti precedenti. Sicuramente questo, certo, è un ripiegare una tecnica super avanzata su temi diciamo umanistici che ci avvicinano a queste. Io quello che volevo dire però prima era forse che dovremmo trovare un modo, che ancora secondo me è ancora diciamo embrionale, come sempre accade, no? Dovremmo trovare un modo per comunicare i risultati di queste esperienze con una modalità più nostra, più del disegno, diciamo, più espressiva, comunicativa, che non meramente, diciamo, applicativa, no? Ci sembra di essere così contenti, diciamo, quando c'è una tecnologia nuova, che poi forse non arriviamo fino in fondo nel... Ed è una, diciamo, è sempre quello che accade agli albori di una nuova metodica, di una nuova era. Sono d'accordo, non dobbiamo appiattirci su questo, ma è un po' quello che è successo quando si iniziava a lavorare con il disegno digitale. Credo che appunto debba valere intanto la nostra sensibilità di disegnatori, nel nostro caso, nel senso più ampio del termine, per governare quanto più possibile e davvero lavorando con le altre discipline attraverso il confronto, inserire la nostra capacità interpretativa e la nostra creatività all'interno di questi processi. Certo, io penso che più la tecnica è sofisticata, più questo viaggio che ci porta dalla padronanza del mezzo alla padronanza poi espressiva rispetto a quello che vogliamo dire, è un viaggio che si allunga sempre un po' di più. Non so, col disegno automatico si è allungato di un passo, adesso si è allungato quasi di un anno luce, cioè... Più il passo è avanzato, più per noi sarà complesso, diciamo, governare tutta questa ricchezza. Comunque è ovviamente un testo super in tutti i sensi, diciamo, interessante, che appunto ci fa andare in mille direzioni, cioè. Quasi. Grazie, quasi ci già preso oggi, ieri e oggi di vacanza. Scusate, c'è qualcuno? Ho disattivato l'audio di Fausto, che probabilmente si è collegato, ma insomma... Chi ha desiderio di vacanza? Abbiamo sentito parlare di vacanze. Ci vuole. Anche noi. Bene. Avete ancora qualche minuto se volete aggiungere qualcosa? O... Non lo so. Io ho dragato... Siete tutti bravissimi, perfetti, precisi. Ci sono stati i compiti e noi siamo stati ordinati. Ma io... Massimiliano, abbiamo detto che la caratteristica principale è la puntualità. Quindi, per favore. Assolutamente, no, ma era giusto per dare lo spazio, no? Lo stesso spazio a tutte e a tutti. Beh, ringrazio ovviamente Roberta e Marinella per avervi ascoltato e per le cose molto interessanti che avete detto. Io a questo punto, se ci sono domande, pregherei tutte le persone qui presenti di alzare la mano e intervenire. Io avrei tante cose da dire, ma non lo voglio fare io, non mi sembra il caso. Magari dopo, se ci sarà un po' di spazio, qualche riflessione mi piacerebbe farla, però ecco, se ci sono domande, qualcuna o qualcuno vuole intervenire, tre libri appunto molto diversi,
se dovessi trovare una parola chiave che li unifica, io ho riflettuto molto sul concetto di tempo, per esempio, no? Però, non so, tu Laura, in attesa che... Io se nessuno interviene vorrei intervenire io, però non voglio assolutamente innescare... questi libri di oggi mi hanno portato a riflettere su diversi ambiti. E, innanzitutto del secondo testo, poi sul primo ci torno, del secondo testo io ho fatto questa riflessione che ho apprezzato moltissimo lo spirito appunto di raccogliere tutte le pubblicazioni scientifiche appunto per renderle disponibili agli studenti, cosa che quindi sono delle antologie di saggi, no? E questo con una libertà che secondo me, conoscendo anche altri colleghi portoghesi, avendo fatto didattica anche in Portogallo, con una libertà e anche una spensieratezza che secondo me noi in Italia non abbiamo, perché siamo un pochino anche sovraccaricati da tutta una serie di indicazioni che ci sono dettate dal nostro sistema di valutazione scientifico, dalla presenza di pubblicare secondo i settori, di pubblicare in un certo modo, mentre in Portogallo per esempio non esistono, non c'è la divisione in settori disciplinari, quindi questo fa respirare. Allora chiedo se loro confrontando, quindi cioè, ci sono dei pesi diversi, no? Cioè, noi abbiamo più difficoltà, siamo più portati a ragionare dove dobbiamo mandare, convogliare le nostre energie su determinati prodotti che poi hanno una risonanza e un impatto con degli indicatori. E invece loro, io chiedo, faccio una domanda, che libertà, io ho visto che voi avete molta libertà, i miei colleghi, amici portoghesi, quando sono andati a trovarli, sono andata a insegnare per una settimana a Guimarães, spero si dica così, nell'università di Mino, e mi hanno fatto proprio capire che c'è anche una possibilità di scambiarsi i corsi, che nessuno è legato a determinati corsi, quindi un anno si insegna geometria, un anno si insegna progettazione, un anno si cambia, quindi questo può accentuare quella capacità di leggere alcune tematiche e di arricchirla secondo certi punti di vista, non essendo appunto sottoposti a degli indicatori. Io vi chiedo quindi a Pedro se sente questa, se ha sentito questa libertà di agire, e se sente delle differenze tra i testi che noi produciamo qui in Italia. Posso rispondere? Sì, certo. È una domanda un po' contorta, però io proverò di risponderti, Laura, se ti posso dare un tu. Assolutamente, io te l'ho dato, scusami, non ti ho neanche chiesto il permesso. Anche perché io proprio prima delle tue parole, perché ieri Ornella mi ha inviato il tuo contatto WhatsApp, provavo ad inviarti un messaggetto tra WhatsApp da chiederti in che modo io potevo condividere questo testo, perché io penso che questo evento, questo un libro, un disegno è molto molto interessante, molto gradevole, però deve essere una cosa molto pedagogica. È così che io capito questo genere perché se non fosse così sarebbe una riunione tra esperti. Certo. Allora, io, perché sono una persona un po' libera,
non so, ho deciso di mettere in open access tutto quello che ho scritto fino a oggi, anche mostre. Non so, Massimiliano, se lo posso fare vedere condividendo il mio schermo. Posso? Certo, assolutamente. Proprio, sì. Io non sono molto abituato con il Teams, ma comunque... Aspetta. Ecco. Si vede? Sì, sì. Sì? Allora, questo, immagina, questo poteva anche accadere con la UID. Questo è il si vede, no? Il blu, sì? Pronto? Sì, 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 si vede, sì. Si vede bene. Questo è il link per la mia facoltà. E qui sotto, qui giù, c'è la biblioteca. Mm-hmm. Biblioteca digitale. Libri digitali. Ecco, vedi? Certo. E quando sono tutti gratis. Certo. E se tu spingi qui questo libro che per fortuna voi avete scelto da presentare, questo libro che è stato presentato proprio a mezz'oretta fa, link per il libro, e tu avrai qui tutti i contenuti. Perché io penso che questo, anche se andiamo indietro, avrai per esempio esposizione, per esempio. Esposizione. Guarda. Sì. E qui troverai per esempio una mostra che ho fatto dei disegni. Allora, io penso che, e questo può essere ecco. Io penso che più che tutto noi che siamo interessati in una certa area del conoscimento, e senza dubbio che il disegno lo è, lo sappiamo, dal 400 almeno, siamo professori, siamo tanti altri ricercatori. Per dire la verità, Laura, lavorare e mettere i libri dentro una scatola o dentro casa e non farli condividere con soprattutto perché questa è dal mio punto di vista la nostra funzione nel nostro ruolo come docenti. Noi lavoriamo non soltanto per... Io non lavoro per te, tu non lavori per me, io non lavoro per Spallone, io non lavoro per Massimiliano. Noi siamo messi in progetti di ricerca, eccetera, per i nostri alunni, per fare un mondo migliore. Noi siamo formatori di architetti, di progettisti, di designer. Cioè, c'è qui un problema etico, da non dire ontologico, deontologico, di fare vedere gratis, gratuitamente, io non parlo in generosità, perché quello sarebbe un paradosso. Io lavoro per i miei, come lavoro per i vostri. Allora, per me, per quello che provavo a scriverti un WhatsApp, da capire come poteva io condividere questo libro che è stato presentato oggi con tutti i vostri ragazzi, con tutti voi. Perché una cosa è una discussione, e grazie ancora a Cecilia perché si è messo a posto la legge dell'inglese, perché
e neanche per noi è facile a volte leggerlo in inglese. Ma se io e Zé, per esempio, lo abbiamo fatto in inglese, non è perché pensiamo soltanto ai nostri allievi, ma soprattutto alle persone di altre culture, di altri posti in mondo. Penso che poteva essere una idea, scusa, io non mi voglio mettere in Allora, io condivido assolutamente questo tuo approccio e questo tuo pensiero. E non ho capito però se non mi è arrivato, non l'ho ricevuto per un problema di ricezione o non me l'hai scritto. Questo non ho capito. Non te l'ho questo scritto, ve lo dite privatamente. Ma che c'entra questo per dire no, comunque? Ho provato. Okay. Che dobbiamo qua condividere i WhatsApp. No, va bene. No, sai cosa, Massimiliano? Sto scherzando. No, lo so. È perché qui in chat è impossibile condividere qualcosa. Lo so, purtroppo. Ma io, allora, io ringrazio Pedro per questa sua risposta, perché intanto ha arricchito nuovamente le motivazioni per cui questa iniziativa di un libro, un disegno deve continuare ad andare avanti. Quindi innanzitutto ti ringraziamo noi appunto di questa tua condivisione e di questo approccio metodologico. E poi troveremo un modo per far riflettere e far divulgare tutti i prodotti che sono in open access, ma sarò la prima io che nel mio corso di architettura il prossimo semestre, il prossimo anno lo condividerò con gli studenti. Grazie. Vedo una domanda, vedo sì, una alzata. Maria Linda, prego. Maria Linda Falcidieno, prego. Eccomi, buongiorno a tutti. Allora, buongiorno. Devo dire che quello che diceva Laura e poi la risposta di Pedro mi hanno confortato, perché ho avuto dei pensieri molto simili. Quando è stato presentato il volume, ho pensato che 30 anni fa, forse anche di più, anche noi avevamo questa libertà di fare le antologie con gli scritti in maniera tale che rimanesse traccia non soltanto del nostro pensiero, ma del percorso che un ricercatore fa e la disciplina fa, perché ovviamente anche la disciplina cambia e mettere a confronto, diciamo, un percorso più o meno lungo aiuta a comprendere i cambiamenti. Condivido totalmente, Laura, non siamo più affatto liberi di fare questo, non siamo liberi perché la nostra valutazione continua a essere la ricerca del nuovo, dell'originale, di quello mai scritto, di quello mai detto, di quello mai detto, e questo è sicuramente uno stimolo, ma a volte può essere anche un limite. Anche perché, qua mi ricollego a quello che diceva Massimiliano sul fil rouge del tempo, no? Gli è venuto in mente questo fil rouge del tempo. Beh, effettivamente, se noi riflettiamo a come sta cambiando il mondo rapidamente, l'abbiamo visto nel terzo volume, l'abbiamo visto, diciamo, lo sentiamo continuamente nelle nostre parole, nei nostri scritti, questo deve essere in qualche maniera testimoniato, perché ci aiuta a capire, ci aiuta a orientarci, ci aiuta a trovare delle strade che siano, come è dimostrato oggi, perché tutti l'hanno detto, il mantenimento della qualità dell'individuo, della capacità dell'individuo, della mente del singolo, utilizzando tecnologie, intelligenze artificiali, tutto quello che sta cambiando. Si collega all'ultima cosa di Pedro, quella che diceva sulla conoscenza accessibile a tutti. Questo è l'oggi, deve essere così. Deve assolutamente essere così. Quando ho iniziato io la carriera universitaria, come si faceva a condividere il sapere? Si portavano gli scatoloni, si distribuivano i volumi, i singoli volumi, e si davano, si spedivano, si mandavano alle persone. Ed era sempre una comunità ristretta. Giustamente diceva Pedro, alla fine, come posso dire, se no rimane un dialogo tra esperti o quantomeno interessati. Invece deve essere che con un click tu raggiungi chiunque, deve essere una conoscenza aperta, deve essere una conoscenza gratuita. Anche questo è un cambiamento, anche questo è tempo, anche questo è un cambiamento epocale, no? Allora, oggi sono venute fuori, secondo me, tante cose che ci dimostrano come alcuni punti fissi rimangono e devono rimanere, e come comunque abbiamo imparato, stiamo imparando a
prendere il buono dal cambiamento, dalla contemporaneità, e questo secondo me è molto bello. Poi devo dire, io in questi venerdì, quando riesco, per me è sempre una boccata di ossigeno, quindi forse sono anche di parte in questo senso, ma trovo che sia veramente una bella iniziativa, e anche oggi con un filo conduttore che ho trovato molto molto interessante, sul quale peraltro tanti giovani stanno lavorando, e secondo me veramente vale la pena di metterli a conoscenza di questi scritti e di queste cose, in maniera tale che possano allargare un po' anche la loro conoscenza. Grazie. Grazie Maria Linda, assolutamente condivido. Posso spezzare una lancia, no? Molti di noi, molte di noi pubblicano, cioè rendono i propri testi, monografie, articoli, cioè li condividono su varie piattaforme in modalità open access. Dopodiché è chiaro che è anche bello comprarli i libri, se posso dire, nel senso che io continuo a farlo, ma devo dire che questa comunque mi sembra una strada che molte e molti di noi stanno cercando di percorrere. Quindi era giusto per dire che credo che la strada debba essere quella, la condivisione assoluta, ma lo dico anche perché in piena pandemia molti di noi che hanno scritto hanno attinto a delle fonti, a degli archivi che avevano accesso aperto. Certo. E le nostre pubblicazioni hanno seguito quelle linee, cioè open access, libero accesso alla conoscenza. E questo aumenta la nostra consapevolezza, no? Perché è chiaro che è molto più, come posso dire, più interessante e più utile poter accedere a quello che noi facciamo in maniera così, così immediata e così, così condivisa. Quindi anche questo secondo me è un modo di utilizzare la contemporaneità. Ma infatti, se posso, poi cedo subito la parola a Laura. Questa iniziativa, lo ricordiamo, il libro un disegno, nasce proprio dall'esigenza, intanto, sì, è vero quello che giustamente diceva Pedro, no, di condividere con gli studenti perché si ha una responsabilità pedagogica. Ma anche tra di noi. Era tra di noi, no, per far conoscere cosa scriviamo, perché molto spesso noi siamo autoreferenziali, leggiamo le nostre cose ma non leggiamo cosa fanno i nostri colleghi, e non condividiamo magari dei temi di ricerca che possono essere comuni e ci possono fare lavorare assieme. Comunque quindi, io poi ho un'altra domanda su un altro testo, quindi adesso lasciamo la parola a donna Laura. Prego Laura. No, scusate, sentirete un gran rumore. No, voglio dire, comunque di buono c'è che sta andando in questa direzione anche il Ministero e la valutazione, cioè l'apprezzamento dell'open access. Una spada, no, come si dice, una lancia, scusatemi, che vorrei spezzare, però è perché l'editoria rimanga di qualità, online o cartaceo, che l'editoria mantenga alto il paletto della qualità. E quindi purtroppo io una cosa credo, che bisognerà continuare un po' a pagare gli editori, quindi che lo faccia la ricerca, che lo faccia l'autore, però altrimenti finiamo come altri ambiti, adesso penso alla musica, dove ci dimentichiamo un po' la qualità. Adesso io per esempio penso alla musica sentita su un LP e la musica sentita in digitale, ecco, non sempre l'emozione è la stessa. Quindi non lo so, io questa lancia volevo solo spezzarla, però mi rendo conto che ora forse questo aspetto sta prendendo un po' troppo spazio, ma volevo solo... Hai ragione, scusa, poi chiudo veramente. Però per esempio alcune cose, come posso dire, che a stampa risultano magari non particolarmente efficaci, perché la stampa non è eccezionale, devo dire la verità, molto spesso a video invece sono splendide. Io adoro il libro cartaceo e devo dire, anch'io sono convinta che si debba continuare ad avere il libro cartaceo, ma sinceramente ci sono alcune occasioni in cui dico, beh, caspita, questa è un'opportunità molto... molto... Ma il digitale ha il suo perché, bisogna invece inventare una nuova, valida, ogni volta bella. Secondo me la qualità del digitale sta soprattutto nel fatto che si piega alle esigenze del volume stesso, quindi alle esigenze specifiche dell'autore, dell'impaginazione o delle esigenze proprio del tipo di pubblicazione che si vuole fare. Quindi io non sono contro il digitale, per quanto ovviamente sia abbastanza vecchia da avere una passione
passione per... sono d'accordo, sì. Ok, grazie. Laura, io colgo l'occasione per dirti che naturalmente del vostro testo aspettiamo con ansia le analisi geometriche e appunto sperando che possano dirimere tutte le complessità interpretative delle fasi. Quindi è un invito a continuare il vostro lavoro e io sento Laura, hai altro? Vai. Scusate, mi c'è un rumore terribile. Ringrazio moltissimo Laura. Questo secondo me è un problema della nostra ricerca e della nostra didattica, della nostra, non neanche ricerca della burocrazia universitaria italiana, spero solo italiana. Le cose da fare sono 100.000, ne sogni una e ne fai altre 20. Ce ne hai in fila altre 20 che prendono la precedenza. Sono un po' stufa, sono veramente un pochino stufa di questo, però grazie Laura, volentieri ti dico, ci avevo già perso parecchio tempo e volevo proprio confrontarmi con le mie colleghe, soprattutto per un riferimento ad una canna architettonica che in una costruzione così complessa diventa veramente, ha bisogno, ecco, per esempio, di essere sostanziata da pareri più storici e anche relativi a proprio alla matricità dell'organismo architettonico. Non basta il disegno, la geometria e il rilievo, ma per fare un confronto proporzionale alle coperte proprie, dalle mie colleghe che sono due persone fantastiche, poi con i rilevatori ci si combatte, con i restauratori ci si diverte da morire, con gli storici c'è molta soggezione, ma si imparano cose affascinanti. Grazie Laura. Laura, ti sentiamo malissimo, però io ho compreso e comunque dalle tue risposte si denota sempre la tua profonda conoscenza del sapere e la tua puntualità nelle investigazioni scientifiche. Quindi grazie. No, scusami, mi sembrava che avessi... Vorrei ringraziare Kim moltissimo. Perfetto, io avevo visto la mano alzata. Infatti, di Kim. Quello che stavo per dire. Sì. Prego Kim. Grazie, infatti aspetta che avevo alzato la mano perché sì. Quando ha detto Laura ha detto che lei aspetta poi i risultati geometrici. Certo che volevo dire che noi a Nexus aspettiamo i risultati geometrici, ormai abbiamo questa collaborazione consolidata fra la UID e i Nexus, la prossima edizione di Nexus è fra 10 giorni, praticamente, no, 15 giorni, con Roberta Spallone e allora a Torino, e allora cioè dico a tutti, specialmente questo discorso di come i disegni possono portare a pensieri architettonici attraverso anche nozioni di geometria, è sempre molto benvenuta a noi. Ma anche il discorso digitale, ormai non si può più non pensare, abbiamo un mondo digitale e allora è in mezzo che per certi versi i libri in stampa non sono più adeguati a presentare i dati che abbiamo la capacità di generare. E allora, cioè anche noi di una certa età bisogna convivere con questi nuovi, anzi dobbiamo abbracciare questi nuovi mezzi, non solo convivere. Bene, io vi ringrazio tutto per me, cioè l'anno scorso è stata Adriana Rossi a presentare il libro di me e di Cosimo Monteleone, allora siamo molto grati di essere di nuovo qui. Grazie. Grazie. Allora, grazie, io avrei un'ulteriore domanda e anche qui
un po' provocatoria che riguarda il terzo testo. Intanto devo dire, devo fare i complimenti a Marinella per la domanda, la bellezza della domanda che ha posto a Roberta, comunque sulle sfide appunto della rappresentazione, se vanno a convergere, quindi ha proprio centrato quello che è anche il ruolo di questi testi, di queste serie di seminari che ci sono annualmente. Però chiedo a Roberta se questo fatto che proprio lei ogni anno, e cioè tutti quelli che collaborano con lei, ma anche noi leggendo come da fruitori, no? Da osservatori, da lettori, questi testi che ogni anno escono dopo gli eventi, io mi chiedo se non conviene invece dilatare questo tempo, perché il tempo della tecnologia è vero, è velocissimo, ma il tempo della riflessione è più lungo. E quindi, siccome sono tematiche importantissime e a cui tutti noi vorremmo partecipare, credo, trovarsi, a me ha stupito, sono sincera, perché avevo appena finito quello dell'anno dover ripensare e ridedicarmi. Siamo in ritardo e siamo infatti, poi tu l'hai sottolineato. Allora, questa secondo me è un'altra tematica che è ancora più forte proprio perché è legata alle tecnologie e sulle tecnologie e su quello che possiamo apportare come ricercatori. Io da ricercatore ho bisogno di sedimentazione, ecco, sedimentazione. Questa è una parola che io mi riprendo anche, mi riallaccio a quello che ha detto Anna Laura Carnevaris, sono un po' in affanno e quindi mi chiedo se invece non si potrebbe proprio invece sfruttare una dilatazione, trovare le vie di una dilatazione per far sì che poi tutti noi possiamo partecipare con anche con maggiori riflessioni, anche se il tema, ad esempio, questo io è un discorso che faccio un po' in generale e colgo l'occasione di Rich, perché però mi complimento per l'interdisciplinarità e quindi ci potrebbero essere degli anni in cui prevale una disciplina e nell'ambito poi della complessità del tema. Però ecco, io da ricercatore sento l'esigenza di far sedimentare anche dei ragionamenti che faccio con le tecnologie, prendendo poi naturalmente spunto dal lavoro degli altri, dalle ricerche degli altri. Quindi Roberta, ti passo questa mia riflessione. Grazie, ci rifletteremo. La volontà di tenere il passo ogni anno, che per noi è molto faticoso, chiaramente. Da parte vostra, scusami se ti interrompo, perché poi al contempo da parte vostra ci deve essere un lavoro pazzesco. È un lavoro continuo e ci pone un po' nella veste di essere quello che le riviste tecniche di architettura erano fra la fine del Settecento e i primi dell'Ottocento, cioè essere un canale di aggiornamento continuo. Un po' l'ottica è questa. E anche il formato. È così pensato, in realtà il paper che uscirà adesso, speriamo, i paper che usciranno adesso a settembre sono freschissimi perché sono frutto di lavoro che avete consegnato a marzo, ecco. l'idea anche di posporre l'elaborazione del paper a un confronto durante il simposio, alla revisione che avviene dopo la presentazione,
ci sembra che sia uno strumento per stare proprio molto attillati, molto ancorati al nuovo anche, dobbiamo dire, senza essere particolarmente appassionati al termine innovazione, che ormai è veramente inflazionato, però su questo vogliamo mantenere un po' calda l'attenzione, ed è un po' per questo che continuiamo a tenere il passo annuale, e a stare molto molto attenti anche a studiare. Adesso mi hanno appena coinvolto in un corso di Ateneo sul metaverso e mi tremano i polsi perché dovrò tenerne una parte con agli ingegneri informatici e quindi mi tremano i polsi, però ecco, vedo che stiamo, la nostra disciplina, almeno per come la vedo io, ha bisogno di stare un po' ancorata a questi rapidi sviluppi. Dopodiché è possibile che ci rilasseremo un po', ma ecco, diciamo, nel ruolo di osservatori per il momento vogliamo stare anche proprio nella volontà di fornire, per quanto possibile, per quello che è nelle nostre modeste capacità, di fornire un po' un quadro sempre in evoluzione, sempre aggiornato. Ecco, un po' la snellezza del convegno online, dei costi ridotti al minimo, del fatto che lavoriamo molto noi artigianalmente, rieditiamo tutti i paper che ci mandate. Ecco, tutto questo tipo di lavoro artigianale che facciamo ci sembra un buon servizio per tenerci un po' ancorati, e quindi credo che per qualche anno continueremo su questa linea finché, ma abbiamo per questo tanti, tanti giovani che sono entrati a collaborare con noi e che presto prenderanno le nostre eredità, allora ci rilasseremo veramente. Spero di non smettere di studiare, che è la cosa più bella del nostro mestiere. Io sarò brevissimo, dati i tempi. Intanto ti ringrazio per quello che hai detto, e soprattutto perché, ritornando alla questione tempo, in realtà Rich Id, correggimi se sbaglio, non pubblica atti di convegno, pubblica dei saggi. Sì. Quindi hai il tempo poi anche di riflettere, no? Sui margini di innovazione in un tema così, no? Su tematiche, no? Così emergenti e così veloci, di comprendere se quello che veramente è scritto poi nei mesi a disposizione ha avuto dei processi di evoluzione o meno. Quindi in questo devo dire, e poi anche il fatto che è un convegno al quale tu partecipi costa molto poco, lo dico soprattutto per i dottorandi, e la snellezza e il grande lavoro che fate, perché questo è evidente, l'ho anticipato Laura appunto. Bene, vi ringraziamo tutte e tutti, ma prima di lasciarvi vi anticipiamo il prossimo incontro del mese prossimo, il 23 giugno, venerdì 23 giugno, stessa ora, dalle 5 alle 7, con tre libri. Il primo di Stefano Bertocci e Federico Cioli, Firenze, Città e Commercio, Negozi Storici e Attività Tradizionali, edito da Edifir, che avrà come discussant Rossella Salerno. Il secondo libro di Caterina Cumino, Martino Pavignano e Ursula Zic, Geometrie tangibili, catalogo visuale di modelli per la comprensione della forma architettonica, edito da Aracne, per la collana Cultura della Visione. Discussant sarà Francesco Maggio. Il terzo libro invece è a cura di Fausto Brevi, Dal segno alla forma, il disegno dei processi di design, edito da Maggioli nella collana Politecnica, e il discussant sarà Paolo Belardi. Vedo che ci ha raggiunti Francesca Fatta. All'inizio vi ho seguito sempre. Sì, ho aperto la videocamera per dire che ci sono veramente. Lo so che c'eri. Ciao Francesca. Ciao. 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 Chiudi. Ciao. Francesca, chiudi. Prego. Ah, chiudo, che devo chiudere la videocamera, chiudo. No! Veramente una puntata
da non perdere, come dire, veramente bellissimo tutto, la presentazione di questi libri, tutti e tre libri molto molto pesanti, importanti, interessanti e diversi fra loro. Forse se devo chiudere in un modo un po' più, come dire, critico, direi dovremmo cercare di convincere i nostri come dire, colleghi di altre discipline che noi siamo delle persone molto serie e che vogliamo lavorare con loro, perché la vera difficoltà è coinvolgere realmente gli storici, gli informatici e far capire loro che noi abbiamo voglia di confrontarci. Loro sono un po' più chiusi, però noi ci stiamo provando. Il ministero dovrebbe consentire di deportare almeno un informatico. Eh beh, tu sei il nostro molto radicale. Non ce ne basta. Perfetto, grazie, okay, condivido il pensiero. La settimana l'altra, fra 10 giorni. Ci vediamo fra 10 giorni, tutti a Torino. Baci. Grazie. Buona serata a tutti e a tutti. Arrivederci. Ciao, grazie. Ciao, ciao. Arrivederci. Ciao, ciao.